Ciao a tutti, allora sono qua con uno dei miei accompagnatori di visione, Gabriele. Ciao. Questa sera mi ha accompagnato a vedere l'Ere de Table di Michel Hazanavicius. Allora partiamo da Gabriele, che è vergine sia di Hazanavicius che del maestro Jean-Luc Godard. Vai, sì, Gabriele. Purtroppo. Allora, ciao a tutti. L'Ere de Table, cosa dire? Allora, innanzitutto penso che l'Ere de Table sia un film apprezzabilissimo, soprattutto per il coraggio che ha avuto il regista nel girare questo film. Infatti è un film che parla di un mito del cinema francese, qual è Jean-Luc Godard, ma come ne parla? Ha scelto di raccontare questo regista non nella fase in cui andava di moda, in cui era sulla cresta dell'onda, ma di concentrarsi sull'impegno politico di questo regista e di raccontare anche esplicitamente il fallimento nel suo impegno nella rivoluzione socialista. E portare un film che parli questo tema a Cannes è senza dubbio una cosa non da tutti, appunto. Ha raccontato poi di questo personaggio secondo il suo stesso stile cinematografico, quindi seguendo anche i canoni un po' della Nouvelle Vague, e probabilmente il modo migliore per raccontare di un mito qual è Godard. E in realtà, ecco, l'impressione che alcuni hanno avuto e che io stesso ho avuto guardando questo film è che però con l'andare avanti del film si assiste a un certo distacco fra Hazanavicius e Godard, perché quasi in parallelo con quello che succede fra lui e la moglie andando avanti nel racconto a poco si allontana dal marito, si disinnamora poco a poco. Ecco, secondo me è un po' lo stesso sguardo che ha l'autore, che ha il regista Hazanavicius su Godard, ecco. Secondo me io ho colto questa cosa. Poi, ecco, apprezzabile proprio perché racconta, però prende un mito e quasi lo dissacra, perché racconta proprio del fallimento del suo fallimento nell'impegno dei movimenti studenteschi, anche la scena degli occhiali che si rompono. E il fatto che ritorni 5-6 volte in modo quasi martellante, poi non so cosa possa simboleggiare, forse il fatto che Godard per quanto riguarda il movimento non riesca a vedere bene, cioè abbia uno sguardo... Si può simboleggiare in parte anche la sua autodistruzione, perché comunque un film che si concentra, cioè lei più volte, la moglie Anne, più volte le dice tu ti stai autodistruggendo, sul finale lo dice chiaramente, tu rifletti sulla tua solitudine, rifletti sulla tua vita, ma alla fine tu rifiuti gli altri, quindi rifiutando tutto tu non puoi accettare te stesso, quindi gli occhiali quasi come tic comico, perché c'è forte ironia in questo film, tra l'altro Hazanavicius, scegli di inserire ironia neanche del tutto nera, anche grottesca a un certo punto, cioè quasi come se volesse vezzeggiare, far serpeggiare un po' qualcosa. Infatti a Cannes arrivavano polemiche dicendo che questo film, perché sapete che i francesi, un po' come tutti, ma i francesi in particolare, se uno gli tocca i loro miti, che sono per forza immacolati senza peccati, qualcosa deve pur succedere di negativo. Invece questo film non fa vedere un Godard negativo, fa vedere un Godard arrogante, ma la sua arroganza deriva dalla sua troppa intelligenza, dal suo troppo sguardo in là, sia cinematografico che umano che politico, che all'epoca non era compreso e che quindi veniva visto come quasi dittatoriale a un certo punto. Durante le rivoluzioni studentesche a cui partecipa viene cacciato via a calci nel culo con cose del tipo sei un fallito, sei un bene di consumo della società, sì, no? Sì, a parte le scritte, sì. Ecco, la cosa fantastica che secondo me fa Hazanavicius è non solo quella, come hai detto tu giustamente, di recuperare il linguaggio cinematografico di Godard e di adattarlo per il film, quindi di realizzare molte scene, per esempio le bellissime carrellate che passano sui muri mentre loro camminano, che le seguono, che ricordano molto Fino all'ultimo respiro, che più volte viene citato come il suo più bel film, che lui stesso non vuole accettare, lui stesso si infervora. Parte un Luis Garrel fenomenale, affiancato da una bravissima, lei, certo, però lui davvero... Lui veramente identico a Godard, è entrato completamente, e una Stacy Martin, divina lei, però... Bravissima e scelta perfettamente da Godard, sia a livello di come la può gestire nelle riprese fisiche che le dedica, sia a livello di come può dirigerla, perché la Martin abbiamo visto già con la Von Trier in Nymphomaniac, qui veramente un'interpretazione delicatissima ci regala. E che dire, è veramente un film interessante perché Godard non sceglie, Hazanavicius, vezzeggiando anche Godard, non sceglie di dedicare un film al suo idolo, ad un punto di riferimento, sceglie di dedicare un film ad un artista che però è anche un essere umano.
E essendo anche un essere umano si è posto delle domande e viene fuori una domanda fondamentale attraverso il film: che cos'è il cinema? A che cosa serve il cinema? A che punto è arrivato il cinema? E vedere questo film, personalmente, vederlo poi come primo film delle vie del cinema, personalmente è anche molto bello. Cioè vedere un film che si interroga su che cos'è il cinema, anche da questo punto di vista, e quale miglior personalità anarchica del mondo del cinema scegliere se non il maestro Jean-Luc Godard, scegliere appunto Godard e scegliere il libro della moglie Anne, che ha delineato a capitoli che vengono anche tra l'altro trascritti precisamente nel film, c'è una suddivisione molto, molto bella, molto bella, molto fedele, dove appunto vengono analizzate le sfaccettature sia negative che positive attraverso la visione della moglie, quindi una visione di una persona che gli è estremamente vicina e che soprattutto poteva permettersi di criticarlo da un punto di vista umano e non solamente politico, non solamente da spettatrice o da attrice sua nel caso. Tutto parte chiaramente dalla Cinese, film che Godard gira nel 67 ignorando ancora, ma forse prevedendo come i migliori artisti cinematografici, i motti studenteschi, i motti rivoluzionari che poi sarebbero succeduti subito nel 68, che poi succedono subito dopo il film. Sì, Una domanda, la cinese o la tonchinese? La cinese. Sì, una delle tante sketch comici. Sketch, come quello che citavi tu giustamente degli occhiali, che è una cosa poi che avviene ripetitivamente in un bel po' di pezzi di film. Ma l'ironia è una fortissima, veramente fortissima, proprio. E poi la capacità di Hazanavicius di ributtarti in quest'epoca totalmente passata, recuperando il linguaggio di Godard e mettendoti in quest'ottica di un mondo che effettivamente è passato ma ha significato un punto fondamentale per quello che stiamo vivendo ancora adesso. E questo lui te lo sbilancia veramente in una questione che a volte, cioè, sembra di vedere quasi un documentario, sembra di vedere Godard filmato che stia parlando a sua moglie. Oltre al fatto che Garrel è identico a Godard, cioè nei movimenti, cioè, assolutamente. Cavolo, dobbiamo ancora vedere, il film di Joaquin Phoenix non l'abbiamo visto, però, cavolo, anche lui sarebbe stato da premiare anche con un premio per l'attore, poi dobbiamo vedere tutti gli altri, però, cavolo, molto, molto apprezzabile la sua interpretazione, fantastica, e che altro dire? Ah, ecco, una scelta musicale troppo intelligente di Zanavicius. Bella, I brani che sceglie, non solo quelli che caratterizzano l'epoca, abbiamo delle scene di rivoluzioni politiche montate con in sottofondo una musica francese tipica di quegli anni, poi nel finale c'è un pezzo meraviglioso di lirica francese, abbiamo poi, che torna più di una volta nel film e che ha un messaggio sia ironico che vero, azzurro di Paolo Conte nella versione di Celentano, che poi vaga sui titoli di coda in modo veramente magistrale. Lo stesso Red Table del titolo è una simbologia molto bella, molto bella, che non vi anticipiamo. Tra l'altro Red Table cosa significa? Il temuto in francese. Sì, esatto, chi è temuto, dovrebbe raccontare esattamente, e che rappresenta sia Godard che questa simbologia che viene utilizzata, con cui lui descrive anche tutto il suo modo di lavorare. Veramente poi gli utilizzi che fa di quello che usava anche Godard, come i primissimi sguardi in camera utilizzati da Godard, le carrellate, come ho già detto, lo studio sul colore, abbiamo quella bellissima scena che mi recitavi anche prima. In negativo. Esatto, dove all'improvviso il disco in sottofondo sul dialogo di lui e la moglie si incanta e le immagini passano dai colori che noi abbiamo visto durante tutto il film della fotografia al negativo, quindi abbiamo un effetto quasi infrarossi veniamo destabilizzati nello sperimentalismo anche di Godard. Quelle scene lì ricordano molto il cortometraggio che realizzò per Rogopag, il film collettivo con Gregoretti, Pasolini e Rossellini. No, veramente, quindi uno studio su un artista molto particolare, una visione attraverso l'artista di che cos'è la stessa arte del cinema e una visione veramente di un periodo storico che ha segnato quello che stiamo vivendo ancora adesso. Ed è cioè, poi ci possono essere, come hai detto giustamente tu, le opinioni personali su quello che vedi, cioè potresti essere d'accordo sul punto di vista di Hazanavicius o meno su quello che lui vuole mettere in scena, però è innegabile che ci sia una maestria di Hazanavicius nel mostrare questo, che è assolutamente innegabile. Quindi critiche aspre che addirittura hanno definito questo film non meritevole di essere presentato a Cannes, non meritevole di esistere, ragazzi, io non so cosa abbiate visto a Cannes, cioè questo non è un film di odio su Godard, questo è un film di amore su Godard. Allora facciamo in fretta perché è finita la batteria del tablet, però abbiamo finito di registrare il video. Comunque vi diciamo che è uno splendido film, ci possono essere opinioni contrastanti a riguardo, però come abbiamo detto, i bei film, opere d'arte, assolutamente, però è un grande film di Hazanavicius che, dopo la paura che aveva creato con The Search, cioè che si stesse allontanando da tutto, dimostra invece che ancora parla di cinema e parla di che cos'è lo scopo del cinema e di che cos'è il cinema. Qui pone la domanda fondamentale attraverso l'anarchia di Godard: che cos'è il cinema? Quindi noi vi diamo appuntamento a domani, sempre qui, per vedere l'intrusa di Leonardo Di Costanzo della Kenzan e Bushwick di
Jonathan Milot e Carey, non ricordo il nome della regista, domani ce lo ricorderemo, mai saputo, entrambi dalla Kenzan. Domani vi faremo un video a merito. Ciao a tutti ragazzi! Ciao!